C'è la foresta. Ah. Allora, il cancello è questo qua. Il problema. Siamo dentro la forestale. Più forte, Mimmo. Più forte, Mimmo. Mimmo, quel po' mi ti ha riconosciuto. Più forte, Mimmo. Arriere. Il cancello. Ma siamo nella forestale. Guarda a destra, c'è la foresta, dove c'è il cancellone proprio. Ma dimmi, qua siamo dentro la foresta? Sì, eh? Il cancello là. Ma no, qua no. Qua siamo proprietà privata. Marco, quando ci aspetta la fermata? A quale fermata? C'è la foresta, Ernesto. C'è la foresta. A destra. Questo su? A noi aspettano. Questo su? E allora? E possiamo scappare. Siamo tutti grandi, voglio dire. Di là dove vai? Vai là. Mimmo dove sta andando? Vai a vedere, Mimmo. Allora, qua non ci posso dire niente. Là dentro è un altro discorso, guarda il cancello. Questa è proprietà privata. Il proprietario ci può dire qualcosa qua dentro, ma là no. Ma noi siamo, siamo nella proprietà privata o è là la proprietà privata? Ma di chi è capo? Vieni qua! Non c'è, ma vero? Però. È là dentro! Cosa? Ma dico, perché dalla urla? Perché non viene qua? Mi pare che un poco più logico. È vero che almeno hanno capito, ci stanno visti, no. E su non sanno chi tu vanno a vieni fare. Vieni, perché là ti ha visto il cavallo, no, e tu rischi. Qua. Ma qua,
Il pony ti ha riconosciuto, il pony! Perché siamo amici! Ah, ecco! Abbiamo una cosa in comune! Avvelanzata! Avvelanzata, che dico? Ah, non avevo capito che aveva la minchia di fuori. Ora sto capendo tutto il tipo di battute. Picciotti, sono là che aspettano. Dobbiamo decidere. Scappare in maniera calabante, no? Ragazzi, là erano. Sì, ma sono davanti. Mimmo, hai rotto i coglioni, Mimmo! Non venire qua. Baci Mimmo! Ma chi sei? Tony! Sei Tony! Tony sei! Ciao Tony! Che lo stanno inculando! Immagino un culo! Immagino un culo! Sì, senti la voce Mimmo, Mimmo! Sì, vieni, te lo dico! Eh? Appena io sono la palestra, ti do il documento e ci andiamo tutti! Sì, immediatamente! Saliamo a cercare i coglioni. Saliamo a cercare i coglioni, che se lui lo incula non arrestare. Vabbè ragazzi, non si può inculare a tutti, che stiamo facendo? Ma questo lo inculano se andiamo a spesso, io penso che non va tutto. Se no va e discuta se lo ferma, è inutile che se scappiamo, che avevamo 15 anni. No, che scappare? Minchia, a 15 anni. A 50 anni, anni. 15 anni lo posso capire, ma a 40 anni, anche a 50 direi che la maggior parte. Allora, nella zona del giocalizio hanno messo i cartelli, cose, va bene. In testa non ha più niente di diverso. Effettivamente un bel posto per fermarsi, in mezzo alla merda. Però lo stronzo non è che si è avvicinato, quindi forse è vero tu fanno un colare, eh? Allora uno gli può dire vieni Mimmo, siamo attenti. Perché? Ho sentito che urlavo un Mimmo, sembra che quello non lo conosce proprio. Mi sembravi un amico mio. Non mi dai di tu con me. Mi sembravi un amico mio. E ci famo, oltre a segreti tu. Ci fa un bale. Aspetta che se la sto discutendo. Un giumbo. Ma se la sta discutendo? No, ma. No. Ma se la sta discutendo o si sono salutati? Ma secondo me lo ingiummano in prima, cioè c'è un buffo e basso. Io penso che arrivati tutti noi usciamo ora, perché non è. Il motore è spento, spingiamo verso di là. No, vogliamo dare. Il motore spento per le vacche, non mi spaventano. No, non ce la fai ad arrivare al motore spento. Per le vacche. Ma perché da là dobbiamo uscire? Sì, da là dobbiamo uscire. Sì, ma sa stare di là. No, di forza. Vediamo che dice Frank. Ma da lì o dal cancello? C'è la guardia forestale. Ah, vero? Allora, bellissima, c'era Mimmo che stava le voci là, ti fa Carmelo. Ma vuoi finire Mimmo, vuoi finire? Allora quello gli fa, dice, ma è quello gli fa da sotto, Mimmo, vieni qua, ti spiego io come è stato. Dice, sei, ma sei Tony? E sì, io non era Tony. Dice che non era Tony. No, parrebbe che non sia Tony. Cioè, non...